Ciao ragazzi! Oggi andremo a vedere una fallacia che si chiama Nessun vero scozzese o appello alla purezza. Andiamo subito a vedere tre esempi per capire come funziona questa fallacia. Giulia e Michele sono al ristorante e stanno parlando della pizza. Giulia dice: "A nessun italiano piace la pizza che fanno in America." Michele le risponde: "Mio fratello Andrea è italiano e a lui piace la pizza che fanno lì." Giulia dice: "Sì, ma nessun vero italiano piace la pizza che fanno in America." 2. Martina e Camilla stanno parlando di politica. Martina dice: "Nessun partito di sinistra appoggerebbe questa manovra." Camilla le risponde: "Beh, Vento di sinistra appoggia questa manovra." Martina dice: "Sì, vabbè, ma nessun vero partito di sinistra l'appoggerebbe." 3. Andrea e Giacomo sono al bar. Giacomo dice: "Nessun napoletano mette lo zucchero nel caffè." Andrea risponde: "Io sono napoletano e metto lo zucchero nel caffè." Ma nessun vero napoletano prenderebbe il caffè con lo zucchero. Anche se questi esempi sono abbastanza banali, mettono chiaramente in luce la fallacia. Andiamo a vedere la struttura generale. A fa un'affermazione generale. B propone un controesempio all'affermazione fatta da A, che risulta quindi falsa. A esclude il controesempio fatto da B, poiché, secondo A, non è veramente applicabile. Il problema è chiaramente nell'ultimo passaggio. A ha infatti creato una versione leggermente diversa della sua affermazione, cercando di sviare critiche e controesempi. Questo però non è legittimo. Questa serie, come sempre, è ispirata al libro L'arte di ottenere ragione di Arthur Schopenhauer. In descrizione trovate un link. Se avete incontrato esempi di questa fallacia in televisione, sui giornali o sui social, fatemelo sapere con un commento. Prima di salutarvi, volevo ringraziare Filippo, che ha deciso di supportare il canale su Patreon. Grazie di cuore. Se volete fare lo stesso, trovate un link in descrizione. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di iscrivervi, lasciare un commento e mettere mi piace. È un piccolo gesto che aiuta molto il canale. Detto questo, vi saluto. Ciao ragazzi, alla prossima!